se ne ha già più o meno accennato, non negli interventi precedenti, cercherò insomma di puntualizzare un attimo le idee che ci sono venuti in questi pochi mesi che abbiamo discusso insieme. Io sono da poco entrato a collaborare, sono uno dei soci fondatori della società dopo che era successo il patotracchi di qualche anno fa, però non avevo mai direttamente contribuito. Poi piano piano ci siamo trovati e abbiamo messo insieme alcune idee. Innanzitutto il perché abbiamo fatto questo. Perché noi abbiamo la percezione che la nostra città, la nostra squadra di calcio non sia in questo momento più al centro del dibattito socio, politico, economico della nostra regione. E questa è una piccola spinta con la quale noi vogliamo rimettere il Gualdo Calcio e il Gualdo Tapino al centro delle discussioni non solo domenicali dello sport, ma al centro proprio del dibattito sociale, economico della nostra regione e della nostra provincia. Sostanzialmente la prima idea che ci è venuta è questa, di dire che Gualdo ancora c'è. Esiste ancora Gualdo città e c'è la squadra di calcio, che sta facendo anche diversamente bene, forse per fare il playoff, e con una filosofia diversa dal solito, che è quella che proprio prima di me Emanuele ha spiegato in due parole. Quella di crescere insieme, con il settore giovanile, con la prima squadra e anche dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della partecipazione. Io devo dire che innanzitutto bisogna ringraziare coloro che nel momento di difficoltà hanno resistito, no? Perché a un certo punto è stato veramente complicato resistere e ci sono state delle persone che hanno resistito, che hanno permesso oggi di iniziare un cammino diverso. Noi abbiamo chiamato questo come l'anno zero della nostra esperienza, vorremmo tentare nei prossimi anni di fare qualcosa, ripeto, non solo sotto l'aspetto promozionale dell'immagine, ma anche sotto l'aspetto sportivo. Non è che noi stiamo sottovalutando l'aspetto sportivo, è proprio la filosofia di crescere insieme ai ragazzi del settore giovanile, la prima squadra, e dal punto di vista della anche presentazione della città e di quanto di buono noi e quanto sappiamo fare. Concretamente, perché diciamo le idee sono state queste che ho detto, sono abbastanza semplici, credo anche di facile intuizione. Concretamente vorremmo iniziare a fare qualcosa da subito. Quindi, la prima cosa, la accennava prima il Presidente, è quella del terzo tempo. Abbiamo preso l'idea dalla giusta intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di rendere obbligatorio il terzo tempo al centrocampo a fine partita. Noi faremo il terzo tempo in questi locali con i dirigenti di tutte le squadre che mano a mano verranno qua. In questo terzo tempo che cosa vorremmo fare oltre a stare insieme? Vorremmo ogni volta presentare qualcosa della nostra città. Quindi partiremo con la ceramica, mi viene in mente l'olio, mi viene in mente i giochi delle porte, una serie di cose. Ogni città che verrà qui quel giorno troverà qualcosa. E in base a quello che potremo reperire, a quello che saremo in grado di fare. Quindi alla fine di ogni partita realizzeremo proprio realmente un piccolo evento nel quale presenteremo le parti migliori, le risorse migliori della nostra città. Questo sarà collegato con un mensile che uscirà da ottobre in poi, che si chiamerà proprio Made in Gualdo, così come il nostro progetto. In questo mensile, oltre a dare spazio all'andamento sportivo della nostra squadra, ma anche delle altre squadre della città, cercheremo in tutti i modi di evidenziare anche lì ogni mese un aspetto particolare della nostra città. E credo che inizieremo con l'ambiente, come vedete con la foto che sta proprio davanti a me, poi passeremo anche lì ai prodotti, alla promozione di aziende e quant'altro. Gli spazi che voi vedete poi noi cercheremo in tutti i modi di valorizzarli, nel senso che saranno anche a disposizione della città per piccola convegnistica questa stanza, oppure per eventi, per tutto quello che è possibile realizzare qui. Insomma, noi vorremmo metterci, noi Gualdo Calcio, a disposizione della città per cercare insieme di portare avanti Made in Gualdo, che è un vero modo di essere e di vivere dei gualdesi. Da ultimo, dalla prima partita in casa faremo anche, perché questa sarà stampa, quindi oggi siamo qui anche per parlare di stampa,
dalla prima partita in casa noi saremo in grado alla fine della partita di mettere online in tempo reale, oltre che il risultato della gara, i marcatori e quant'altro, le interviste con gli allenatori e tutto quanto lo faremo esattamente da qua. Quindi da qui partirà l'aggiornamento del sito, da qui partiranno tutte le notizie online. Questo proprio per dare l'idea, ecco, che insieme cerchiamo di fare qualcosa per la nostra città. Quindi Guardo vuole promuovere, cioè il Guardo Calcio vuole promuovere Guardo, perché certamente una città ha bisogno di punti di riferimento. Il Guardo Calcio per i guardesi è stato sempre un punto di riferimento, è testimoniato anche nella serata di stasera. Basta veramente poco per mobilitare i guardesi quando c'è di mezzo il Guardo Calcio. Però è chiaro che il Guardo Calcio senza la città non ha nessun senso. Quindi noi siamo qui a servizio della città per fare in modo che il Guardo tutto insieme vada avanti. Concludo perché con uno slogan che magari può rimanere, perché qualche sera fa è venuto fuori alla riunione con gli amici del gruppo Macchina, anzi, cioè quello che io dico lo dico io, perché mi hanno detto che sono solo parlanti o fa altro, ma in realtà l'hanno fatto insieme a me, anzi l'hanno fatto del tutto altre persone, pensato insieme a me, tutti i componenti del gruppo marketing che sono Remo Ippoliti, Marco Cubini, Roberto Casaglia, Enzo Pazzucchi, insieme alla società, perché chiaramente la società da subito ci ha dato via libera in un discorso che era abbastanza strano nel mondo dello sport, tant'è vero che io credo che sia la prima esperienza nel mondo dilettantistico, penso di esserne certo, ma proprio credo che questa ospitalità al terzo tempo dei dirigenti, la presentazione dei prodotti tipici locali, la presentazione delle eccellenze della città, credo che sia proprio il primo esempio in assoluto nel mondo dello sport. Quindi sicuramente sposare questa idea anche per i dirigenti, credo che per lì qualche disagio che dovrebbe aver creato. Qualcuno potrebbe pensare, invece di spendere tutti questi soldi per fare sta cosa, perché avete comprato due giocatori che almeno il nostro mister Roberto Balducci era più contento. In realtà lui sa che la squadra ce l'abbiamo e che tutto questo va avanti insieme. Non ha senso fare una cosa senza l'altra, tutto va avanti insieme. Quindi qualche sera fa mi da fuori questa cosa, con la quale chiudo e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Noi abbiamo pensato che Guardo è viva e quindi viva Guardo.